Ciao ragazzi, sono Falcone Aroli, sono qua con un nuovo video per parlare un po' dell'Inside Xbox, evento che si è concluso qualche ora fa in cui Microsoft ha presentato alcune delle sue produzioni di terze parti che arriveranno su Xbox Series X al lancio o nei mesi che insomma ci saranno successivamente. È stato un evento su cui molti avevano, diciamo, riposto grandissime speranze, grandissimi sogni, grandissime aspettative, che sono state tradite praticamente quasi in tutto. E non me lo aspettavo. Nessuno se lo aspettava, perché bene o male è un evento che era stato preparato e preannunciato come molto importante per questo periodo, ed è un evento in cui bene o male era lecito presupporre che ci sarebbero stati degli annunci molto, molto significativi. E non è stato così. A conti fatti, questo evento è stato un evento volto a supportare Assassin's Creed Valhalla, piuttosto che per presentare realmente il proprio brand, le proprie prospettive, i propri progetti in ottica Xbox Series X. È stato un evento al servizio di Ubisoft, tant'è che si è aperto con la promessa del gameplay trailer di Assassin's Creed Valhalla. Durante tutto l'evento ci sono stati continui richiami a quello che sarebbe stato il gameplay trailer di Valhalla e poi si è concluso proprio con il titolo Ubisoft, che peraltro non è stato neanche mostrato con quello che tutto il mondo avrebbe inteso come un gameplay trailer, ma con un cinematic trailer, con qualche spruzzatina di gameplay. Ma non ci sono stati 10 secondi filati della stessa scena su cui poter analizzare il lavoro fatto da Ubisoft fino a questo punto. Per cui da appassionato, da insider, mi trovo profondamente deluso e spiazzato dalla condotta di Microsoft, che in questo particolare momento avrebbe potuto e avrebbe dovuto approfittare di una concorrenza, non dico in difficoltà, ma che sta attraversando un periodo particolare. E invece, a conti fatti, è stata resa la palla a Sony, dando al colosso giapponese la possibilità di rialzarsi serenamente senza preoccuparsi troppo di quella che può essere la concorrenza. Una concorrenza che a questo punto ripartirà a luglio, perché il prossimo Inside Xbox dedicato alle esclusive di First Party è previsto appunto per il mese di luglio. Prima di allora non avremo ulteriori aggiornamenti sul mondo Microsoft, salvo colpi di scena. Non ci sono comunque eventi programmati per il mondo Microsoft e di conseguenza non si parlerà di grosse cose, presumibilmente. Poi è chiaro, tutto può cambiare da un momento all'altro, però. Negli ultimi giorni erano circolate voci di tutti i tipi. Si attendeva un tipo di coverage particolare per quanto riguarda le produzioni Electronic Arts. Tanti parlavano di un reveal di Anthem Next, sarebbe stato un buon momento. Si è parlato a lungo anche di un possibile vecchio brand rispolverato in ottica di remaster o quant'altro, che non c'è stato. Sempre per quanto riguarda Electronic Arts, si vociferava di Dead Space, di Mass Effect, insomma, brand particolarmente amati, e non c'è stato niente di tutto ciò. Ma al contrario, si è scelto un approccio particolare. E adesso entrerei un po' nel vivo, perché allora, tutto è cominciato con Bright Memory, titolo molto appariscente, molto interessante, che tra l'altro ho trattato qua sul canale qualche mese fa, nella sua versione PC, che sarà presente anche su Xbox Series X. Sicuramente molto appariscente, ma diciamo che ci saremmo aspettati un debutto un po' diverso. E durante l'evento sono stati presentati giochi intriganti, interessanti. Sicuramente hanno fatto vedere Dirt 5, che per gli amanti di macchine e motori sicuramente sarà stata una bellissima sorpresa. Meteo Dinamico, Stagioni, insomma, con grande varietà di circuiti e ovviamente anche veicoli. Un titolo da tenere d'occhio, ma che non sposta gli equilibri, ecco, passatemi il termine. Poi è stata la volta di Scorn, titolo che torna un po' dalle profondità dell'inferno, nel vero senso della parola, per mostrarsi nuovamente al mondo con un trailer che però non ci dice granché su quella che sarà la produzione. Stesso discorso un po' per Chorus, gioco sicuramente intrigante, battaglie nello spazio, titolo da tenere d'occhio anche qui, ma di cui al di là di una forte componente narrativa che sembra trasparire da quel che ci hanno mostrato, non si è visto poi granché su cui poter ipotizzare e su cui poter dare un giudizio anche solo accennato su quella che è la produzione. Poi è stata la volta di uno dei migliori titoli dello show, diciamo così, che è stato Bloodlines 2,
gioco molto interessante. Vampire the Masquerade è una di quelle IP da tenere sempre comunque d'occhio, che in Bloodlines 2 sembra possa tornare alle luci della ribalta con un prodotto veramente di livello assoluto. Sembra che abbiano puntato tantissimo su una grande spettacolarità di fondo, con un taglio abbastanza cinematografico, con un richiamo a quello che può essere la sadica brutalità alla Joker, ma sarà appunto da vedere. Certo è che anche qui ci hanno mostrato tanto, ma avremmo voluto vedere di più. Qualche gameplay vero e proprio non c'è stato, diciamo che oggi in senso assoluto, come poi vedremo anche dagli altri titoli che sono stati mostrati, che vi racconterò in brevissimo, non c'è stato poi granché di gameplay. Tant'è che Call of the Sea, anche lì, titolo intrigante, questa avventura molto fantastica che ha a che fare con un richiamo del mare, sembra promettere grandi cose, ma c'è poco su cui riflettere in questo momento. Lo stesso discorso va fatto anche per The Ascent, titolo intrigante, uno shooter isometrico, con grandi prospettive anche in ottica di cooperazione, ma anche qui non parliamo di un prodotto in grado di spostare gli equilibri, non parliamo di un prodotto che avrebbe potuto rendere questa conferenza di impatto differente rispetto a quello che poi ha avuto sul pubblico. Discorso differente però va fatto per The Medium, un titolo che racconta una storia molto oscura basata sul mondo spirituale vissuto dai panni di una medium, per appunto, che noi avremo modo di controllare e che potrà vivere una realtà degli anni 80 nel pieno del regime comunista, osservando sia il mondo reale che quello spirituale. Quindi si prospetta un'esperienza molto brutale, molto, molto angosciante, tant'è che al comando del progetto c'è Bloober Team, c'è nel progetto una figura chiave di Silent Hill, il compositore storico della saga, che ritorna prestando il suo talento a un progetto così interessante che lo renderà sicuramente ancora più imperdibile di quanto già non si prospetti in questa fase, ma sicuramente parliamo del prodotto più intrigante fra quelli mostrati oggi. Poi è stata la volta di Scarlet Nexus, che sembrava lì per lì un sequel barra espansione di Code Vein. In realtà è un titolo a sé stante che sembra proporre un'esperienza a metà fra un Souls-like e un Devil May Cry, però con un abuso forse di piante. Non lo so, è titolo particolare da valutare, da approfondire sicuramente, ma per adesso ammetto che non mi ha esaltato in maniera particolare. Da Bandai Namco aspettavo un titolo solo, che è Elden Ring, e non c'è stato. Purtroppo, e l'amaro in bocca mi passerà forse fra un anno e mezzo. Ma comunque, poi passiamo a Scarlet Extinction, un shooter cooperativo in cui si affrontano dinosauri, ecco. Sembra un po' il successore spirituale di Turok, titolo che sicuramente ha il suo potenziale, ma che dovremo valutare alla lunga distanza per stabilire se sia o meno un prodotto veramente degno di grande attenzione. Io ci spero, perché appunto Turok all'epoca era uno dei miei titoli preferiti, uno dei miei brand preferiti, e i dinosauri diciamo che non ce ne sono mai abbastanza in ambito videoludico. Poi chiudiamo con due titoli. Uno è Yakuza Like a Dragon. Allora, non lo scopriamo oggi, scopriamo tuttavia oggi che sarà uno dei titoli di lancio di Xbox Series X, un prodotto che in questo trailer di oggi sembrava inizialmente un certo tipo di prodotto, al punto che inizialmente per un attimo io ho ipotizzato, e in live chi era con me ha ipotizzato, che potesse addirittura essere Sleeping Dogs 2, che illusi che siamo, e che a un certo punto si è trasformato in una tresciata di quarto ordine. Non so bene per quale motivo si sia trasformato, esaltando una vena troppo trash per i miei gusti, lontanissima da quello che è Yakuza come serie principale, e che in qualche modo mi ha destabilizzato più del dovuto. Dico la verità, sapete che non riesco a mentire quando si tratta di queste cose, quindi lo devo dire, mi ha destabilizzato. Mi aspettavo un titolo un po' più serio, se vogliamo, un po' più alla Yakuza classico, no? Invece questo Like a Dragon sembra voler esplorare territori così nuovi per portare il brand a nuove vette? Speriamo. Insomma, io concedo sempre il beneficio del dubbio a tutti e sarò felicissimo di elogiarlo qualora ce ne sia l'occasione e il motivo, soprattutto. E poi, appunto, è arrivato il gameplay reveal di Assassin's Creed Valhalla. Gameplay reveal. Io ho nella mia mente, il gameplay reveal è una sequenza di almeno 5-6 minuti in cui vedo del gameplay in forma continuata,
mi fai vedere un assalto, mi fai vedere una razzia, mi fai vedere un combattimento anche accennato, una fase di esplorazione, la gestione dell'insediamento, mi aspettavo di tutto, non è arrivato niente. Degli scampoli di gameplay, qualche così piccolo accenno a quello che faremo, un accenno di assalti, un accenno di combattimento, un accenno, però concretamente niente che possa in qualche modo permetterci di ottenere delle informazioni in più su un prodotto di cui si sta parlando tantissimo e su cui Ubisoft sta lesinando informazioni in maniera adesso un pochino frustrante da parte dello spettatore. Cioè, ci siamo beccati la giornata di reveal di Boss Logic per imparare il nome del gioco, e va bene, ci può stare. Il secondo giorno il trailer in CGI per far scatenare l'hype generale, e va benissimo. Dopo una settimana di attesa con grandi promesse, mi aspettavo qualcosina in più. Era lecito presupporre che sarebbe arrivato, era lecito pretendere che sarebbe arrivato e non è arrivato. E se a questo ci aggiungiamo anche un confronto col creative director del gioco, che in sostanza non ci ha detto niente se non la sinossi del prodotto, cavolo, la delusione è tanta. E devo dire che adesso non fatico a comprendere come mai tanta gente si stia scatenando sul web manifestando il dissenso. È una settimanaccia comunque fra il mondo Xbox e quello Sony, è una polemica continua, c'è anche da dirlo, però è anche vero che ci stanno fornendo, in quanto popolo di videogiocatori, uno spunto praticamente al giorno per sbroccare. Ad ogni modo, ragazzi, io spero che questo recappone vi sia stato utile in qualche modo. Ovviamente vi rimando ai trailer ufficiali qualora lo vogliate, io vi ho proposto semplicemente così dei piccoli accenni a quelli che sono stati i trailer, ma vi consiglio di recuperarli a prescindere da qualsiasi discorso, perché potrete farvi un'idea voi e magari anche avere qualche elemento in più per valutare ciascun prodotto trattato durante l'evento di oggi. Ringrazio infine in maniera particolare tutti coloro che sono stati presenti durante la live che abbiamo fatto per seguire questo evento sull'altra piattaforma, sperando appunto che non sia solamente così una goccia nel vuoto, ma possa essere il primo di tanti momenti di ritrovo per confrontarci e per condividere insieme alcune presentazioni, specialmente in questo periodo. Per cui niente ragazzi, un abbraccione a tutti, fatemi sapere cosa ne pensate, che impressione avete avuto dell'evento in generale e dei giochi presentati, quali sono stati i vostri preferiti, quali quelli che proprio non vi hanno detto niente, e noi ci vediamo alla prossima.